Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Siamo ad una chiacchierata di un personaggio molto importante che è anche molto difficile da definire. Sto parlando del il presidente Luca di Montezemolo, perché è proprio il presidente. Luca, buongiorno. Allora, Buongiorno. chi è Mi fa Luca di piacere. Montezemolo? Chi è Luca di Montezemolo? Come si definisce lei? Ma io mi definisco un manager che ha sempre avuto nel suo sangue del sangue imprenditoriale e che insieme a dell'attività manageriale ha potuto, diciamo, coronare un sogno che aveva fin da bambino di fare l'imprenditore. Perché vede, Nunez, i miei, se io guardo un po' indietro alle cose della mia vita, la mia vita è stata fondamentalmente legata al mondo dello sport, però inteso anche come sport, anche come organizzazione dello sport, perché quando mi occupai dell'organizzazione di Azzurra o dei mondiali di calcio, o logicamente per 27 anni, mi sembra 28, della Ferrari, erano tre sport diversi, tre momenti sportivi diversi, ma che avevano sempre come base un'attività organizzativa. Io quando arrivai alla Ferrari nel 92, la Ferrari non vinceva il mondiale dal Jody Scheckter del 79, o quando decidemmo di partire con Azzurra, decidemmo di partire per una sfida, diciamo, sportiva che non c'era mai stata prima in Italia. Insieme a, quindi, manager e imprenditore, e direi che insieme alla Ferrari la cosa della mia vita che più mi ha gratificato è stato essere fondatore, socio del primo treno di alta velocità privato in Europa. Sono partito da un foglio bianco, da un'idea. Io mi ricordo che quando chiamai la mattina presto un mio fraterno amico imprenditore, gli dissi che volevo fare questa iniziativa, mi chiese dove ero stato la sera prima, se mi ero ubriacato, ma come, contro le Ferrovie dello Stato e il monopolio. Ebbene, siamo riusciti a fare un'impresa che direi dopo la televisione e insieme alla telefonia è stata la più grande operazione privata d'Italia. È una vera operazione imprenditoriale, tutta privata, con tutti i rischi che un'operazione di questo genere comporta. Quanto teme che il Covid possa condizionare questo bellissimo tentativo che ha trovato in Italia un grande seguito? Ah, il Covid, lei pensi che noi quest'anno siamo qualcosa oltre il 90% in meno rispetto all'anno scorso? Un po' perché logicamente siamo stati fermi o semivuoti, e un po' perché paradossalmente, devo dire in maniera assurda, quest'estate, quando c'è stato molto movimento di italiani più che di turisti, pensi che Italo è stato l'unico mezzo di locomozione che è stato obbligato a vendere solo il 50% dei propri posti. I traghetti, le metropolitane, gli autobus erano stracolmi, e Italo, che è una perfezione di pulizia e di organizzazione, ha dovuto. Quindi noi stiamo vivendo un momento molto difficile, come tanti altri settori di questo paese. L'augurio è che la Merkel in Germania nessuno ha protestato con la chiusura, perché la Merkel si è impegnata a restituire l'80% del fatturato alle aziende, che sia un piccolo bar. Speriamo che qui finalmente arrivi anche qualcosa in Italia, perché ci sono molte, molte aziende piccole, molte persone, aziende familiari, che sono in grande difficoltà. Andiamo al cuore della nostra chiacchierata. Come è nata la passione per le corse, in particolare per le automobili? Sono quelle cose che non possono avere una risposta razionale. È qualcosa che tu hai dentro di te, come dentro di te puoi avere la passione e anche avere la predisposizione alla musica, all'arte, alla pittura, al giornalismo, allo sport più estremo. Nel mio caso, fin da bambino, c'era una grandissima passione per le automobili e per le competizioni automobilistiche. Io ho dei ricordi nitidi,
di quando mio padre mi portò sui viali di Bologna a veder passare la Emilia. Mille Miglia. Ho dei ricordi nitidi di incidenti come quello avvenuto per esempio a Castellotti a Modena in prova. Diciamo, la passione per i motori mi è nata fin da bambino. Poi devo dire, mi venne grande passione per i rally, perché nei rally c'era un misto tra velocità, avventura, lavoro di squadra. Io ho sempre avuto nel mio DNA il senso della squadra, il cosiddetto team spirit. Io ho sempre cercato di mettermi intorno delle persone più brave di me. Avevamo una squadra magica, la Ferrari. Se lei pensi che oggi la Ferrari ha solo Binotto, io avevo Todd, avevo Ross Brown, avevo Rory Byrne, avevo Stefano Domenicali, avevo un motorista prima come Martinelli, poi come Migiot di primissimi ordini. In Confindustria, quando sono stato presidente, i miei vicepresidenti erano dei brand, non erano delle persone. Tronchetti Provera, Bombassei, Pininfarina, Pistorio, Gianfelice Rocca erano da soli dei brand, perché io ho sempre cercato di mettermi intorno delle persone molto brave, vale anche per Italo. Non vedevo il mio futuro solo nei rally a passare giorni e giorni in allenamenti. Il mio coéquipier, che proprio la settimana scorsa ho rivisto, siamo stati insieme, Daniele Audetto, era invece più portato ad essere un coéquipier professionista. Io nel frattempo vinsi una borsa di studio per andare a studiare negli Stati Uniti. Alla Columbia. Sì, e andai a Columbia University, fu un'esperienza straordinaria, perché sa, per le persone della mia generazione, gli Stati Uniti erano un sogno, un paese democratico, un paese aperto, un paese moderno, un paese pieno di vita. E per me fu un'esperienza straordinaria New York in quegli anni, non tanto per l'università, perché io entrai lì per fare l'avvocato internazionale. E cosa successe? Che subito prima di partire per gli Stati Uniti, io fui invitato a quella famosa trasmissione radiofonica Il 3 1 chiamata 3 Roma 1. 3131. Ferrari era, diciamo, abituato, aveva una grande radio sulla sua scrivania, e Ferrari era appassionato di ascoltare questa radio. In particolare, questa trasmissione ogni mattina era molto popolare. E durante la trasmissione io ebbi uno scontro verbale piuttosto forte con un radioascoltatore che criticò moltissimo le corse automobilistiche, dicendo che era uno sport da ricchi, che era uno sport pericoloso, che era uno sport che inquinava, che era uno sport inutile. Io gli risposi in maniera molto forte, punto per punto. Ferrari, che ascoltava la trasmissione, chiamò e disse: "Ma chi è questo ragazzo che ha gli attributi? Lo voglio conoscere." E ci parlammo al telefono. Lui mi mandò le mie gioie terribili con una bella dedica e mi disse: "La prima volta", io gli dissi che ero in partenza per gli Stati Uniti, "che viene in Italia, mi venga a trovare." E io, quando tornai per le vacanze natalizie e andai a trovare i miei nonni a Bologna, gli telefonai e lo andai a trovare a Maranello. E questo era inizio gennaio del 91, e lui del 90, No, e lui 90 no. 19, ti chiedo scusa, magari Ma era il 70. 1972, e nel 73 lui mi disse: "Io avrei bisogno di un ragazzo come lei che mi aiutasse a riorganizzare la squadra, perché io non voglio che la squadra sia nelle mani degli ingegneri che mi raccontano quello che vogliono." E dico: "Guardi, lei non me lo dica due volte, perché io, finita l'università, verrei volentieri." Insomma, gliela faccio breve: a giugno del 73, me lo ricordo bene, perché era in concomitanza con la finale della Coppa dei Campioni a Belgrado tra la Juve e l'Ajax, che era a Belgrado la finale, dove la Juve perse dall'Ajax. Io feci non stop New York, Maranello di Modena, e Maranello del 73 era una Maranello molto diversa da quella di oggi. E lì iniziò la mia avventura con la Ferrari, grazie all'invito di Enzo Ferrari. Ma chi era Niki Lauda? Il primo Niki Lauda che ha visto? Allora,
Perché a me piacque molto Niki Lauda, perché io seguì quell'anno bene la sua stagione con la BRM. Non ci dimentichiamo che Clay era nel momento più forte della sua carriera. Aveva vinto nel 71 a Monza in maniera trionfale, con la BRM era sempre molto molto veloce, malgrado non fosse una macchina super competitiva. E mi piacque un ragazzo giovane, tra l'altro molto riservato. Alla Ferrari noi avevamo anche bisogno di portare serietà di lavoro, di non essere tutti i giorni di fronte a dare a voi giornalisti occasione per parlare di polemiche, di ambiente. Noi, guardi, la mia grande soddisfazione, che è stata apprezzata tanto da Ferrari, fu che in quegli anni avevamo una squadra unita, a cominciare da Niki, che aveva una straordinaria collaborazione con la squadra, con Forghieri, con Cuoghi, il suo capo meccanico, con me. Per me Niki è stato l'amico di una vita. Io ho parlato con Niki l'ultima volta 5 giorni prima della sua scomparsa, 5, non 5 mesi, 5 giorni, e avevo un filo di voce. E malgrado ci fossimo trovati in questi anni anche in situazioni diverse, perché lui per esempio negli ultimi tempi era alla Mercedes, è stato alla Jaguar, però Niki venne da me a raccontarmi che voleva riprendere a correre quando decise, dopo che si era fermato e non aveva, non come Alonso che magari ha fatto le 24 ore di Le Mans Indy, Niki proprio Si credo non fermò. guidasse neanche la macchina di strada più. Venne, mi ricordo, a trovarmi e a dirmi che lui voleva rientrare. Niki, mi rivolsi a lui appena arrivato alla Ferrari per avere una persona di fiducia che potesse darmi una mano nella riorganizzazione della gestione sportiva, conoscendo anche le persone, eccetera. Niki era un ragazzo molto intelligente. Era un ragazzo che diciamo, è stato forse il primo, come Michael è stato il primo a instaurare la cultura della preparazione fisica, proprio fisica. Niki è stato il primo a installare la pignoleria del lavoro con la squadra. Allora c'era la messa a punto della macchina, o il setup, come si dice, della macchina fatto con il culo del pilota più che col computer. Ecco, Niki era un ragazzo molto attaccato alla squadra. Quando vincemmo il mondiale, quel giorno indimenticabile a Monza nel 75, quando lui vinse il mondiale e Clay vinse il Gran Gran Premio, Premio. non volle andare subito alla domenica sportiva perché rispose: no, io prima voglio festeggiare, stare con i miei meccanici, con la mia squadra, perché se ho vinto lo debbo a loro. Quindi un ragazzo, e poi aveva la grande capacità di essere molto diretto anche nei rapporti, non faceva politica, non diceva una cosa pensandone un'altra, tanto che certe volte mi faceva anche arrabbiare verso la fine, perché all'inizio non voleva mai parlare con i giornalisti e io lo dovevo spingere, perché alla fine quasi parlava troppo, ogni tanto gli scappava una parola di più, cioè no, dice adesso hai esagerato, no, ma è vero, ho capito, ma anche se è vero non lo dire perché questo ci può creare dei problemi. Quindi Niki Era si molto. sentì un po' tradito più da lei che da Enzo Da tutti Ferrari. e due, da tutti e due. Però Niki era un ragazzo A, molto intelligente, B, molto, come dire, anche molto razionale. Dico, scusa Niki, ma tu al posto mio, al posto di Ferrari, chi prendevi? Facevano guidare un meccanico? Anche perché, attenzione, noi stiamo parlando di una sera o di una mattina dopo rispetto ad una persona che era in pericolo di vita e che quindi. Difatti lui poi capì, non l'accettò mai, ma lo capì e credo che quella fu la molla per spingerlo a recuperare ancora più in fretta. Io le dico che quando l'andai a trovare a Off avrei scommesso qualunque cifra che lui non sarebbe potuto tornare, non a Monza, ma per tutta la stagione. Lì capì che l'anno dopo poteva correre ancora perché aveva il fuoco dentro, voleva. Poi in fondo lui le cosiddette bruciature gli crearono un problema estetico che tra l'altro non gli creò nessun complesso, zero anzi, ma fisicamente stava bene, il problema erano i polmoni. E poi dopo questo incidente lo portò anche ad avere delle reazioni sui reni.
tanto che poi un fratello gli donò il rene. Quindi, diciamo, fu un incidente molto grave, molto complesso per il fisico di Lauda. E quindi lui capì che noi ci dovevamo cautelare avendo una macchina competitiva e un campionato che andare. Quando venne a Monza, ci fu un momento, diciamo, di gelosia nel rapporto tra Lauda e Niki, perché tutti i giornali titolarono tutti a Monza a vedere Niki, perché a vedere Lauda nessuno si aspettava. Teniamo conto che Lauda aveva vinto il mondiale nell'anno prima, quindi era Certo. un eroe, aveva vinto il mondiale per 2 anni di seguito, 75-76, quindi stavamo parlando di un Lauda all'apice della popolarità e della carriera in Ferrari. E quando tornò a Monza, appunto lei descrisse, io ero nei box, quando lui si mise il casco sopra il passamontagna che grondava sangue, credo che l'arrivo di Reutemann lo spinse ad affrettare i tempi. Ma il vero Lauda si vide poi a Fuji quando lui si fermò perché non si vedeva, credo che era una corsa veramente folle da fare. E Mauro Forghieri gli andò vicino e disse: se voi diciamo che è un problema la macchina, e lui dice: no, no, dite che io non me la sento di guidare in queste condizioni. È chiaro che lui era particolarmente debole, però era altrettanto chiaro che una persona razionale, intelligente come lui, che sapeva quando si doveva prendere dei rischi, non se la sentiva di correre in quelle condizioni. Credo che avesse avuto ragione. Tenga conto che questo significa che noi 74 perdiamo all'ultima gara, 75 vinciamo, 76 vinciamo, 77 perdiamo per mezzo punto, poi vincemmo il mondiale nel 79 e questi magici anni 70 si ripeterono solo con l'inizio del Di 2000. un'altra era, quella di Michael Schumacher. In mezzo fra Ferrari 1 e Ferrari 2, chiamiamola così, lei ha fatto poi tante altre cose perché è andato alla Fiat e che marchio aveva trovato all'epoca? Perché la Un lavoro Ferrari molto stava interessante. costruendo quello che era il sogno, no? La cosa che tutti avrebbero voluto ambire ad avere. Mentre invece la Fiat era altro, era l'esatto contrario, l'utilizzo Ma della io mobilità per andai, tutti. io feci una scelta che era un po' la stessa che feci quando decisi. Andai da Fiorio e gli dissi: Cesare, io ti ringrazio molto, ma non ho voglia di continuare a correre. Per me l'esperienza pilota ufficiale Lancia fu bellissima. Un po' la stessa cosa, perché io non mi vedevo direttore sportivo, allora si chiamava così, o team manager a vita. Teniamo sempre conto che parliamo di tempi ed epoche molto diverse. Io ero molto giovane, praticamente Niki ed io lasciammo quasi in concomitanza la Ferrari, stiamo parlando di pochi mesi di differenza. E quando mi chiamarono alla Fiat, mi chiamò allora Umberto Agnelli, io vedevo una sfida diversa nel mondo della comunicazione, sempre nel mondo dell'organizzazione, perché si trattava di passare da un'organizzazione basata su una mitica signora Rubiolo, che era diciamo, la capa delle relazioni della pubblica Esterne. relazione dell'ufficio stampa della Fiat storica, ad un'organizzazione che io misi in piedi molto più mirata, quindi giornalisti che occupavano, persone che si occupavano della relazione con i giornalisti sportivi, con i giornalisti sindacali, con i giornalisti economici, perché nel frattempo anche gli stessi giornali si erano, diciamo, caratterizzati organizzativamente in un modo diverso. C'era la pagina dell'economia, la pagina sindacale, la pagina della cultura, lei lo sa meglio di me. E fu un'esperienza straordinaria di organizzazione di vita alla Fiat. Dopodiché, io che avevo passione per il rapporto con il cliente, con il pubblico, eccetera, ebbi anche una magnifica esperienza quando l'avvocato Agnelli mi chiese di fare l'amministratore delegato della Cinzano, che era un'azienda di grande distribuzione, quindi vermut, eccetera, e lì nacque anche l'Operazione Azzurra, perché io chiamai lo spumante Cinzano Azzurra per renderlo meno, come dire, meno impolverato, vecchio piemontese,
e fu anche lì un'esperienza magnifica organizzativa con Cino Ricci, con Mauro Pellaschier. Torna Maranello nel 1991 e lì nasce un'altra epopea. Che Ferrari ha trovato? Guardi, non posso bere, sì. Certo. Guardi Nunez, io ho un ricordo quasi commovente del primo giorno in cui io tornai a Maranello Me lo fisicamente. racconti, sono curiosa di conoscere. Io ho lasciato Maranello che ero un giovane, che praticamente a parte la Ferrari non aveva avuto nessuna esperienza di lavoro, aveva avuto delle esperienze sportive, ma non di lavoro. E tornai come presidente e amministratore delegato, quindi tornai ad avere un ruolo, mi scusi, quasi più importante di Ferrari degli ultimi tempi, perché Ferrari iniziale, perché Ferrari degli ultimi tempi non si occupava della gestione industriale che, come lei ricorda, era assegnata ai vari ingegneri della Fiat. Certo. E mi ricordo che in quelle stradine di campagna che portavano da Modena Sud a Maranello, mi venne in mente metro dopo metro il periodo degli anni 70, quando spesso le facevo e quando ebbi una grande emozione quando varcai il cancello di Maranello. E lì per lì mi sembrò di essere tornato a casa perché il mio ufficio era. E invece poco dopo mi accorsi che era una Ferrari profondamente cambiata. La morte di Ferrari, ormai da diversi anni, aveva segnato l'azienda. Le persone che erano venute da Torino erano tutte bravissime persone, degli ingegneri validi, ma la Ferrari era un'altra cosa, sia Sì, la sotto. componentistica della Fiat sulle Ferrari gridò vendetta in quel periodo. Io pensi che per il successo dei mondiali, io mi dissi se i mondiali vanno bene, che tutto finisce bene, che è un successo, e lo fu, tanto che il nostro mondiale di calcio diventò proprio l'esempio per gli Stati Uniti, con molte persone che andarono a lavorare anche lì, dico mi regalo la prima Ferrari della mia vita e mi comperai una 348, mi ricordo gialla. Perché per me il colore giallo è il E la colore Ferrari. della Ferrari. E rimasi molto impressionato perché mi trovai una volta in un semaforo con vicino un ragazzo con una GT Golf, GT nera. Partimmo e lui partì prima di me, ebbe un'accelerazione da 0 a 50, da 0 a 100 maggiore. E quando io chiamai Niki, e gli feci provare per la prima volta la 348, mi disse: ma questa è una macchina che fa un grande, grande rumore, poi sei sempre lì, come per dire, non sembra una Ferrari. E io feci la prima riunione nella sala riunione per conoscere, diciamo, i primi livelli di Maranello. E mi rimasero impresse due cose. Uno, che il 90% di loro erano ingegneri, quindi si occupavano loro del colore delle macchine, del nome delle macchine, dell'estetica, del design, erano ingegneri con una cultura veramente da ingegnere, poca cultura di marketing, poca cultura dell'organizzazione. E la seconda cosa che mi presentarono i due modelli di allora, perché adesso secondo me si fanno troppi modelli, allora ce n'erano due, c'era la Testa Rossa 12 cilindri e la 348. E io facendo finta di niente me li feci illustrare. Quando mi feci illustrare la 348, me la magnificarono come prestazioni, come tecnologia. E io gli dissi: guardate, voi siete sfortunati perché siete davanti a un cliente della 348 molto insoddisfatto e gli spiegai che il cambio era troppo duro. Tanto che poi il caso volle, pensi che una settimana dopo uscì Autocar inglese con la prova della 348 e parlarono del cambio che dissero che era un cambio adatto a un truck, a un, come si chiama? Cambio. A un camion. Proprio il caso vuole una settimana dopo. E lì iniziò, guardi, devo dirle la verità, Nunes, un lavoro pazzesco. Io per mesi non conoscevo sabato, non conoscevo domeniche, per un motivo, la passione da un lato, ma anche l'ansia, lo stress quando andavo a dormire la sera che la Ferrari potesse essere entrata in una crisi irrisolvibile. Perché vede,
avevamo per la prima volta dovuto fare la cassa integrazione perché non si vendevano macchine, avevamo dei modelli, come posso dire, vecchi, vecchi come concetto in cui facevi fatica a entrare, facevi fatica a uscire, in cui l'aria condizionata funzionava e non Non funzionava, riuscivi a fare molti chilometri. in cui, esatto, la media che io subito andai a guardare, media del chilometraggio era bassissima, era un oggetto da tenere in garage, ogni tanto farci un giro sperando che in quel giro non succedesse niente. Sono un po' provocatorio, adesso non No, era no, proprio ma così, è la fotografia di un ma era momento, la quindi. situazione. E io mi impegnai molto, tenga conto che in tutto questo anche la gestione sportiva, meno una fiammata del 90, sì, meno una fiammata del 90, mi sembra ai tempi di Manse, era appena uscita anche da una situazione molto polemica con Prost, che aveva definito la macchina un camion che era stato poi, si era chiusa la collaborazione. Io arrivai, che i piloti erano Cappelli, sai che non me lo ricordo neanche più chi era, ma Capelli sopra. Alesi. Alesi, io rimasi impressionato, uno di questi tutti ingegneri che magnificavano i prodotti e l'altro di una organizzazione invece della gestione sportiva che quando io mi sedetti per dire allora la macchina di quest'anno, stiamo parlando del gennaio 92, quindi la macchina era pronta perché dopo un mese andava, parlarono in cinque, io non capivo chi era il Forghieri, io non capivo chi era il Ross Brown, io non capivo chi era il Rory Burr. C'era Nicolas, un americano, c'era un ingegnere della Fiat, cioè, erano in tre o quattro come se questa macchina fosse fatta a tre o quattro mani. Io sempre nella mia vita di lavoro ho sempre voluto avere chiaro chi faceva cosa, qual era l'obiettivo, qual era la responsabilità della singola persona, perché altrimenti si creano delle sovrapposizioni, no, questo l'hai fatto te, no, questa è colpa tua, no, questa è colpa mia, e rimasi impressionato. E l'ingegner Lombardi mi disse, dico scusi ingegnere, ma lei qual è il suo ruolo? Mi disse, io allora, disse, io sono il Ron Dennis della Ferrari, mi disse. Ah, dico, qui andiamo bene perché era tutto molto poco. E dopodiché, a dimostrazione che anche a oggi sarebbe giusto, Ferrari, dopo l'esperienza di Barnard, pur di vincere, assunse un giovane ingegnere inglese che aveva fatto bene alla Haskett, che si chiamava Harvey Postlethwaite, e io lo conobbi a gennaio. Ai primi di maggio, a Monte Carlo, lei sa che a Monte Carlo ci stai praticamente una settimana, perché cioè, io dissi a Postlethwaite, adesso facciamo 2 ore, ci chiudiamo e parliamo bene a che punto siamo sulla macchina dell'anno prossimo, perché io ero appena arrivato. Io dovevo mettere mano molso alla gestione industriale perché avevamo per la prima volta uscì il New York Times la Ferrari in cassa integrazione. Io ero molto preoccupato, moltissimo, anche perché onestamente non avevamo tante cose nei cassetti. Quindi temeva che potesse crollare il mito che il Sì, vecchio Drake aveva costruito. questa era la cosa di cui ancora oggi, se ci penso, la sera prima di addormentare mi angosciava. Nei mesi di febbraio, marzo, aprile del 1992. Anche perché, con tutto rispetto delle persone che c'erano lì, c'era una cultura, magari di gente che non aveva nemmeno lavorato con Ferrari, che diceva: ma se fare queste cose Ferrari si rivolterebbe nella tomba. Che non è vero, perché Ferrari era sempre stato uno che guardava avanti nella tecnologia. Le faccio due esempi. Noi eravamo stati i primi con Barnard a introdurre il famoso cambio. Dico, ma perché non lo facciamo sulle vetture di serie? Ormai le vetture di serie stavano entrando, quelle normali, nell'ottica del cambio automatico, quello Certo. General Motors. Noi avevamo tutto questo cambi durissimi, a proposito di autocar, e dissi, però trasferire questo concetto che doveva durare un'ora e mezza su delle macchine che dovevano fare 30, 40, 50 mila km all'anno era completamente diverso. Però io mi rendevo conto di una cultura rimasta molto nel guardare indietro invece che nel guardare avanti, anche nel fare le macchine. Qui la fermo, Presidente, siamo arrivati solo a un terzo della storia. Lei mi promette una cosa, che col nuovo anno mi regala
una seconda puntata del racconto perché la dobbiamo finire, è troppo bella. Amici di motorsport.com, allora, potete commentare qui sotto tutto quello che ci siamo detti con Luca di Montezemolo, anzi fateci delle domande anche da porgli per la seconda puntata, cliccate la campanella per ricevere tutte le informazioni sui prossimi video di motorsport.com. Presidente, grazie, alla prossima puntata, perché c'è ancora tutto il bello della storia da raccontare, come il cavallino che rischiava di morire, almeno il mito, è riuscito a ripartire con la teoria del sogno. Sì, allora innanzitutto grazie, perché anche a me fa piacere avere la possibilità di avere un po' ripercorso anni, anche se potevamo parlare 10 ore, attenzione. Certo, certo. Due, volevo... Volevo solo dire una cosa, il Mondiale 76 non fu vinto, abbiamo avuto entrambi un salto temporale, 75-77 di Lauda, mi è venuto in mente. No, perché il 76 chi l'ha vinto? Chi l'ha vinto? Non me lo ricordo. È l'incidente che perse per il Mazzarri. Ah no, mi scusi, certo. Sì. No, noi abbiamo vinto, certo, sto dicendo, no. 76 solo... per mezzo punto, certo. Noi abbiamo vinto, abbiamo perso all'ultima gara il 74, poi abbiamo vinto il 75, poi mezzo punto sempre all'ultima gara nel 76 e poi abbiamo vinto nel 76. Bravissimo, abbiamo messo in ordine. Se parliamo di mondiali persi all'ultima gara, io sono il recordman del mondo, perché ne abbiamo persi dal 97 al 2012 in continuazione compresi. Volevo approfittare quindi per fare gli auguri a tutti gli amici di Buon Natale, e poi ci vediamo l'anno prossimo. Grazie Presidente. Arrivederci.